buongiorno, ovviamente non vi sottrarrò tempo, però è un saluto sentito e vi ringrazio molto di questo invito. Tra l'altro è la prima occasione di confrontarmi pubblicamente con il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, che saluto con affetto e che ho colto come una bella notizia per il Paese la sua nomina al segretario generale nazionale. Abbiamo fatto tante cose insieme anche molto prima che io facessi il sindaco, e quindi grazie anche alla FIOM di essere qui con i suoi vertici, grazie di aver scelto Napoli per un'iniziativa così importante sull'auto al bivio, qua in un luogo dove si produce formazione e si guarda in avanti con innovazione e tecnologia. Grazie anche perché nel ricordo delle battaglie che qua si sono fatte su Pomigliano in anni difficili con la FIOM, quando il vento andava tutto in una determinata direzione, e io mi ricordo le battaglie di tante compagne e compagni della FIOM, in particolare di Pomigliano, proprio nel cercare sempre di coniugare sviluppo, industria e diritti, quindi le battaglie sull'articolo 18, le battaglie sullo smembramento industriale. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento di chi mi ha preceduto. Questo è uno di quei momenti storici dove bisogna essere particolarmente bravi a mettere insieme industria, innovazione, rispetto dei diritti come diritto all'ambiente e alla salute e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Per esempio, pensa alla nostra area metropolitana, di cui si parla tanto soprattutto in termini di piccola e media impresa, di artigianato, di commercio e soprattutto di turismo e cultura, ma io non riesco a immaginare un'area metropolitana come quella napoletana, che è la più concentrata d'Europa, 3 milioni e mezzo di abitanti, senza pensare all'industria. Quindi io credo che questo è uno di quei luoghi in cui si può lavorare in questo modo, si può lavorare molto anche perché in questo luogo si sta formando anche una grande capacità di protagonismo territoriale che in altre parti è più assente. In altre parti del nostro paese si aspetta solo che il cambiamento venga dall'alto. Io ho imparato facendo il sindaco di Napoli che se attendi il cambiamento dall'alto sei fregato, perché i governi cambiano, ma molto spesso le tendenze nei confronti delle realtà territoriali sono sempre le stesse, quelle di soffocarli, di comprimerle o di presentare modelli assolutamente sbagliati. Pensiamo all'autonomia differenziata, che produrrà ancora di più se solo penso non solo all'istruzione ma anche alla sanità, di cui si parla poco. Non avremo solo la migrazione dei pazienti, avremo anche la migrazione dei medici. Allora che cosa si può fare dal basso? Dal basso puoi provare a proporre dei modelli che tengano insieme industria, innovazione, però anche l'apertura a sfide nuove, che è quello il rispetto dell'ambiente, il rispetto della salute, il rispetto di tutti i diritti. Allora mi auguro di poter avere anche a livello nazionale, perché a livello locale e regionale già abbiamo l'attenzione, ringrazio Walter e tutte le persone con cui ci confrontiamo, noi abbiamo approvato, credo che siamo l'unica città metropolitana grande d'Italia, aver approvato un piano strategico che mette a terra 400 milioni che va esattamente nelle condizioni dello sviluppo, cioè creare delle reti infrastrutturali in termini di ambiente, strade, infrastrutture, ma molto col protagonismo umano, che danno la dimostrazione di come quando c'è una visione politica sul territorio si può produrre economia, si possono alla fine individuare anche delle risorse e avere anche delle buone pratiche, come ne parlavo prima, in queste ore abbiamo finalmente, dopo un percorso lungo, anche portato a termine un obiettivo che per noi era strategico, come quello delle vele. Questi non sono progetti che calano dall'alto, sono tutti progetti che nascono sul territorio. E quindi questo ci ha insegnato anche che quando proponi contratti di sviluppo, progetti, bando delle periferie, buon metro, patto per Napoli, al governo, ai governi, e c'è una visione di credibilità, perché quella credibilità te la sei conquistata insieme alla gente, non è nemmeno in città un'operazione dall'alto, alla fine i governi ti devono ascoltare, perché l'operazione dall'alto non funziona. Non funzionò con Renzi quando cercò di imporre lo sblocca Italia su Bagnoli, non ha funzionato in epoche anche recenti, e così come non funzionerà nemmeno con i tentativi che stiamo vedendo di questi tempi, dove tra l'altro c'è un'assenza completa. Prima si citava il ministro dell'interno Salvini, appunto tutto fa tranne che fare il ministro dell'interno. Anche sul tema della sicurezza alla fine siamo noi che stiamo cercando di produrre una sicurezza partecipata, una sicurezza, cioè anche questo significa secondo me creare le condizioni per attrarre investimenti. Quando un'area metropolitana tira, io lo sto vedendo, guardate, anni fa, e chiudo su questo perché sono un saluto, convincere
solo un cantante per venire a suonare o un imprenditore per investire a Napoli dovevi mettere in campo ma veramente le operazioni oratorie le più immaginifiche e visionarie. Oggi c'è tanta gente che vuole venire in questa città, cioè Napoli è un'area metropolitana importante perché ha dimostrato anche in questi anni che pur avendo una posizione autonoma rispetto a tutti i governi non è stata ad aspettare che le operazioni calassero dall'alto e anche nelle battaglie più difficili come quella di Pomigliano non ci siamo schierati con il pensiero dominante perché riteniamo che si possono coniugare insieme tutti i diritti costituzionali, il diritto al lavoro, il diritto al progresso, il diritto alla dignità del lavoro all'interno delle fabbriche, il diritto alla salute, un concetto di sviluppo umano come scritto nell'articolo 3, seconda parte della Costituzione, che è diverso da quello del consumismo universale, delle oligarchie, dei monopoli e della concentrazione del potere. Così cerchi di fare anche giustizia sociale, distribuzione del che, le clausole sociali che stiamo applicando in tanti bandi che stiamo facendo, non la voglio fare lunga, però noi, come per quello che può valere un sindaco dell'area metropolitana, però su queste sfide che sono fondamentali, immaginate la sfida della mobilità nella nostra area metropolitana, noi ci saremo e credo che anche su questo si può avere un confronto importante non solo con i governi nazionali, ma anche con i sindaci di questo paese, che se venissero ascoltati un poco di più e non solo messi in condizione certe volte di friggere il pesce con l'acqua, forse questo paese potrebbe migliorare in termini di coesione valorizzando le differenze, perché l'Italia è un paese piccolo, ha tantissime differenze. Se evitiamo di metterci uno contro gli altri, come vogliono fare con l'autonomia differenziata, forse questo paese potrà crescere, fare sviluppo, produrre PIL e creare lavoro. Grazie e buona giornata. Grazie davvero per...